Ancora assieme, ben ritrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo di quanto sta per accadere a Pordenone, al di là appunto del weekend che è legato a un'esercitazione, ma a Pordenone arrivano anche delle telecamere per far fronte al traffico limitato e a chi magari cercava di fare il furbetto e di entrare comunque. Telecamere che immortoleranno appunto coloro che non hanno diritto a passare. Ma sentiamo il servizio di apertura del nostro telegiornale. Zone a traffico limitato. Dopo i lavori di riqualificazione che interessano la parte di città compresa tra via Mazzini, piazza della Motta e corso Vittorio Emanuele, a Pordenone partirà la rivoluzione, che se da un lato sgraverà la polizia locale dal controllare i permessi e le singole autorizzazioni, dall'altra consentirà di dare un'impronta diversa alla stessa Pordenone. Come dire, apportando piccole ma sostanziali modifiche, sarà possibile godere di un'area, come quella centrale, più sicura per i pedoni. Il tutto con semplici passaggi, anche sulla scorta di quanto già sperimentato da altre amministrazioni comunali in altre città. Recentemente, ha evidenziato l'assessore Cristina Mirante, ho potuto vedere da vicino, per esempio, come funzionano le ZTL a Vicenza. È un modello che mi piace e dal quale vorrei prenderne spunto. Fermo restando che a Pordenone verranno installate delle telecamere intelligenti che andranno a controllare i veicoli in entrata e in uscita dalla zona a traffico limitato. Potrebbe essere applicato, eccezione fatta, per i residenti che continueranno a beneficiare di permessi off-limits rinnovabili di anno in anno, un regolamento ad ore. Mi riferisco a chi, per esempio, ha la necessità di caricare o scaricare della merce. Per loro potrebbero essere pensate delle fasi orarie, al di fuori delle quali sarà vietato accedere alla zona a traffico limitato. Rimaniamo a Pordenone per parlare di una bimba di 4 anni che è rimasta intossicata per aver respirato in casa il fumo di una pentola andata a fuoco. La bambina è stata trattenuta in ospedale per accertamenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che sono arrivati appena in tempo per soccorrere appunto questa bambina, che era rimasta da sola in casa ed era praticamente svenuta. Un ritardo che avrebbe potuto provocare problemi di salute ben più gravi. A dare l'allarme sono state le urla proprio di questa piccola che hanno allertato i vicini di casa. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che ora stanno valutando l'ipotesi di denunciare i genitori della piccola per abbandono di minori. E parliamo invece dei flussi migratori che in Friuli Venezia Giulia a quanto pare devono cambiare. Lo ribadisce lo stesso governatore della regione, Massimiliano Fedriga, contrari, dice, all'accoglienza diffusa. Ma sentiamo le parole dello stesso Fedriga in questo servizio. Governatore, oggi prima riunione della giunta regionale, quali sono stati i provvedimenti? È stata una riunione anche programmatica? Sì, diciamo che è stata una riunione formale dove abbiamo iniziato a portare avanti i primi adempimenti e la successiva giunta invece, che sarà la prossima settimana, inizierà a portare le delibere delle diverse direzioni e dei diversi assessori per iniziare a dare l'indirizzo politico a questa amministrazione regionale. Un passaggio però fondamentale che abbiamo voluto inserire, ho voluto inserire in qualità di Presidente, è sicuramente l'indirizzo che manderemo al Governo nazionale rispetto alla nuova posizione di Regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'accoglienza diffusa. Diremo che siamo contrari a questo modo di accogliere e che prenderemo ovviamente con i tempi necessari tutti i provvedimenti anche per modificare le competenze che si era presa in capo alla Regione anche in termini di investimenti di carattere economico e finanziario contro questo tipo di politica migratoria che riteniamo dannosa per la nostra popolazione. Nella bassa friulana invece, in occasione della settimana della bonifica, l'evento organizzato dalla ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, che è in corso e durerà fino a domenica, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana organizza per questo sabato la giornata della bonifica, l'evento regionale che si svolgerà presso la conca di Bevazzana, nel comune di Latisana, in via Volton, a partire dalle 16. Introdurranno nel pomeriggio appunto i saluti il sindaco Gallizio, poi Luca Fanotto, il collega di Lignano, Ezio Cesaratto, presidente del consorzio di bonifica, Cellina Meduna, Enzo Lorenzon, presidente del consorzio di bonifica Pianura Esontina, Rosanna
Clocchiatti, presidente del consorzio di bonifica Pianura Friulana e Ambi Friuli Venezia Giulia, seguendo il filone proposto dalla Ambi Politiche dell'Acqua, motore di vita e investimento per l'economia, i consorzi di bonifica, protagonisti per lo sviluppo dei territori, il programma prevede due importanti interventi a cura di Luigi Tosi, ricercatore dell'ISMAR CNR, la subsidenza osservata dai satelliti, la pianura costiera del Friuli Venezia Giulia nel contesto del Nord Adriatico, e di Miroslav Gacic, che è il ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. Appuntamento quindi per le 16 a Bevazzana di Latisana. Non andiamo distante, andiamo a Lignano, qui parliamo di hockey su Carazzina, un evento mondiale che prosegue appunto anche in questo weekend a Lignano. Siamo qui a Lignano in questi giorni, da oggi fino a sabato, quando ci sarà la finalissima del campionato italiano, proprio per i play-off, quindi la parte finale della stagione che decreterà non solo chi è il campione d'Italia, ma anche quali saranno le squadre che dalla Serie A2 si meriteranno la promozione nella serie ridata. E quindi sono qui tutti agguerritissimi a giocarsi queste 14 partite, che sono in realtà 14 finali a tutti gli effetti. Quest'anno per la prima volta si sono qualificate, possono partecipare a queste fasi finali ben 12 squadre, 6 della Serie A1, quindi le prime 3 di ciascuno dei due gironi, che coprono tutta l'Italia da Padova ad Agrigento praticamente, e 6 squadre della Serie A2, che invece è divisa in 4 gironi, quindi si sono qualificate le prime squadre di ciascun girone e le migliori 2 seconde sulla base di tutti i gironi. Anche qua squadre che vanno da Bolzano a Palermo, quindi comunque nazionalissimo. Sempre qua al Bella Italia EFA Village, dal 24 settembre al 1 ottobre vi aspettiamo numerosi ad assistere al campionato mondiale di questa disciplina sportiva appassionantissima e bellissima da seguire e da vedere. Ci saranno 8 nazionali provenienti veramente da tutto il mondo. Per la prima volta avremo presente anche il Canada oltre all'Australia, quindi al di là delle 6 squadre d'Europa che si sono qualificate, tra cui l'Italia, reduce da un secondo posto all'Europeo del 2016, anche queste 2 squadre, appunto Canada e Australia, che partecipano a questo evento, cosa che ci permette di arrivare a coprire 3 continenti e quindi a raggiungere uno dei criteri per poter diventare uno sport paralimpico, che è un sogno per il quale c'è ancora tanto da lavorare, però un altro pezzettino l'abbiamo guadagnato. Questo sport è uno dei pochi sport veramente per tutti. Le squadre, come vedete dalle immagini, sono squadre miste non solo in termini di età, ma anche in termini che possono giocare maschi e femmine insieme, ed è uno dei pochissimi sport a cui possono partecipare anche ragazzi con patologie neuromuscolari progressive anche molto gravi. E da un punto di vista di sport di squadra siamo da soli, assieme al Power Chair Football, che è l'unica altra disciplina che può coinvolgere delle discipline molto gravi, e poi c'è la boccia, che invece è più uno sport di singolo, individuale, che di squadra vera e propria. E in Italia siamo stati anche i primi come Federazione Italiana Wheelchair Hockey, perché compiamo 25 anni a breve, tra un paio d'anni compiamo 25 anni, quindi abbiamo una bella tradizione alle spalle e da tempo ormai siamo esperti nell'organizzare questi grandi eventi. Siamo partiti con 5 o 6 squadre negli anni 90, adesso abbiamo 30 squadre su tutto il territorio nazionale, 2 serie agguerritissime, siamo tra i campionati più numerosi in termini di atleti in tutta Europa. Siamo cresciuti tanto, il CIP questo ce l'ha riconosciuto, riconoscendoci come Federazione Sportiva Paralimpica Nazionale a tutti gli effetti, e quindi possiamo regalare il sogno di vestire azzurro a dei ragazzi, quindi di rappresentare l'Italia, ma anche di partecipare a questo tipo di competizione, che ha un'importanza a livello nazionale assolutamente molto forte. È quasi 10 anni che noi siamo ospiti fissi del Bella Italia EFA Village, prima era Getura, adesso da qualche tempo insomma abbiamo questa realtà che ci permette di avere una struttura non solo molto accessibile per le nostre esigenze come gruppo sportivo, ma anche ci permette di giocare in un palazzetto che è assolutamente da invidiare e ci invidiano in tantissime nazioni. Veniamo qui spessissimo anche con la nazionale, proprio perché abbiamo queste possibilità
possibilità di poter fare tutto molto agevolmente e purtroppo per fortuna in questo momento a livello nazionale non ci sono alternative a questa realtà e quindi noi siamo fortunati ad avere un rapporto così bello con Lignano, con l'amministrazione di Lignano, con Bella Italia appunto che ci ospita in modo sempre continuo e sempre a braccia aperte. E ora a Udine è stato sventato un sodalizio criminale che consentiva ai cittadini di nazionalità marocchina di ottenere in modo fraudolento patenti di guida italiane. Un'operazione della Polizia Stradale di Udine che ha eseguito 4 provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini marocchini residenti in provincia di Padova. Si tratta dei fratelli Adel Abdelat e Samir El Ibrahimi e da Tariq Samlak. Ai domiciliari, invece, la ex titolare di una autoscuola, la polizia ha eseguito la custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari di MMR, queste le iniziali, che è la ex titolare di una agenzia di pratiche automobilistiche proprio del capoluogo friulano. Nel complesso ci sono 5 persone, oltre alle 5 persone destinatarie delle misure cautelari, sono indagati ben 112 cittadini stranieri, tutti coloro insomma, che hanno ottenuto in modo fraudolento la patente di guida italiana. Tra i beneficiari delle patenti ci sono anche alcuni stranieri pluripregiudicati. Torniamo a Pordenone, parliamo di Europa e giovani, davvero in tanti per questo appuntamento. Sentite. Più di 400 studenti da tutta Italia e dall'estero hanno partecipato al concorso Europa e Giovani 2018, promosso dall'IRSE. Oltre 50 i premi consegnati a vincitori giovanissimi delle scuole primarie fino agli universitari, per gli elaborati svolti intorno a tematiche di grande attualità, dal turismo lento alla rigenerazione urbana, da uno studio sulla Cina a considerazioni su Pierluigi Cappello e Giulio Regeni. Abbiamo intervistato 2 delle vincitrici dei premi speciali sezione università. Ho trovato questo concorso su internazionale e ho deciso di partecipare per mettermi un po' alla prova perché mi piacerebbe lavorare poi nell'ambito del giornalismo e questo era un primo approccio con la scrittura e perseguire dei temi, e avere un limite stabilito di battute. Sono stata in Cina 2 anni fa e attraverso una borsa di studio istituita dal Confucio e da lì ho capito che insomma la Cina è un mondo veramente a parte, particolare, di cui noi conosciamo solo un minimo aspetto, ecco. Ho ideato il progetto FriuSlow perché studio a Gorizia da vari anni, quindi lì la vicinanza con la Slovenia si sente molto e il mio progetto collega il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. E inoltre mi sono lasciata ispirare anche dal fatto che il Friuli e la Slovenia non sono tra le mete turistiche più ambite, però nascondono delle bellezze storiche e naturali che si coniugano bene con un'idea di turismo lento, quindi un turismo per il territorio, non un turismo di massa. E ora andiamo a Trieste per parlare di un altro appuntamento per questo sabato alle 10.30, promossa dal Rotary Club Trieste Nord con il presidente Fulvio Zorzut e promosso anche dal Circolo Sommozzatori di Trieste con il presidente Enrico Torlo, si tiene la cerimonia di immersione e posa in fondo al mare della copia della statua di San Giusto nelle acque di Grignano, in una posizione più vicina alla scogliera e più lontana quindi dal limite della riserva marina di Miramare. L'originale bronzo della statua, ripulita dalle incrostazioni marine dopo la permanenza sui fondali, viene esposta quindi alla cerimonia per l'occasione e poi collocata nel corso del prossimo mese di giugno nella cattedrale di San Giusto, sua naturale casa. L'opera sarà immersa in un cilindro di plexiglass trasparente pieno di acqua dolce, il che la rende già unica al mondo proprio per ricordare il martirio di San Giusto che fu annegato nelle acque della Sacchetta di Trieste. La coppia in vetroresina invece realizzata in fonderia a cura del Rotary Club Trieste Nord avrà una sua posizione grazie al Circolo Sommozzatori di Trieste alla profondità di 9 metri e alla distanza di 10 dal molo di Grignano, rendendola visibile anche dalla superficie in condizioni di acqua particolarmente limpide e più fruibile in generale per tutte le attività subacquee, pescherecce, marittime e sportive dell'Alto Adriatico. Ci fermiamo con l'edizione del Friuli Venezia Giulia, ci ritroveremo con le altre notizie, vi ringrazio per aver scelto come sempre la nostra informazione, seguiteci anche sulla pagina Facebook di Media24 o sul nostro canale YouTube. Ci ritroveremo con le altre news, alla prossima!